Presentato in Campidoglio a Roma la presenza dei figli Carlo, Luca e Silvia, l'ultimo libro di Mario Verdone, studioso e critico cinematografico, scomparso lo scorso giugno all'età di 92 anni. Cinzia Malvini. Un piccolo grande libro capace di restituire il valore alle cose più semplici viste con lo sguardo di un uomo di cultura e la sensibilità di un poeta. Si intitola Accanto al lupo in Sabina, versi e memorie, l'ultimo scritto pubblicato postumo di Mario Verdone. Pensieri e poesie dedicati alla terra sabina, un buon ritiro per Verdone tra i più noti critici e studiosi del cinema del Novecento che amava trascorrere lì, nella sua casa, i riposi estivi. Sono poesie molto semplici ma molto belle perché rappresentano la parte poetica della sua anima, non quella scientifica, quella poetica. Per noi è stata veramente una grande scoperta. Era un animo molto sensibile, ma molto delicato, quasi tutto questo lui però lo rendeva con grande umiltà, con grande semplicità. Il segreto di mio padre era la semplicità e l'umiltà. Era sempre entusiasta, quindi era come un bambino non cresciuto. E un po' bisogna essere così, quando ci si occupa dello spettacolo, sia come sceneggiatore che teorico, che giornalista, che attore, bisogna sempre un po' rimanere bambini, perché se uno cresce e diventa disincantato e non è più un attore. Quanto di questa casa avete poi riportato, non so, nei copioni di Carlo, nel lavoro di Luca? Per esempio in Al lupo c'è molto, qua e là è la storia di due fratelli e una sorella, c'è molto, c'è qualcosa di autobiografico in quel film che rimane uno dei miei preferiti perché è più vero. Guarda che roba, guarda che roba! È questa casa poi, quella a cui era più affezionato, quella dei ricordi, quella dei nonni, io non lo so, non ti vergogni? Ma meno male che gli ho dato un po' d'aria a sta casa dei ricordi, dei nonni, se no se la mangiava in Italia, non ce viene mai nessuno qua. Coraggio, padre, ma...